Ciao cari amici e benvenuti. Ho già dedicato diversi video, 4 per ora, sulle criptomonete. In quei casi io mi sono concentrato principalmente sul Bitcoin, anche se tutte le cose che ho detto, come sono nate, come funzionano, ovviamente valgono comunque per tutte le criptomonete che sono oggi in circolazione. Ma quali sono realmente le altre criptomonete oggi in circolazione? Sono tantissime in verità e quindi non posso spiegarle tutte, però ho deciso di identificarne 10 di queste che vale la pena conoscere, sapere. Quindi vediamo quella che è la mia personalissima top 10 delle migliori, le più famose, insomma quelle che ho ritenuto opportuno inserire in questa top 10 delle criptomonete. Ovviamente non potevo che iniziare con il Bitcoin, la prima criptomoneta, quella che ha dato praticamente il via a tutto. Attualmente è una ancora delle più minate, ci sono anche aziende che si sono molto specializzate nel mining di Bitcoin e questo è il motivo per cui oggi è molto difficile minare Bitcoin. Tuttavia è comunque una moneta, una criptomoneta che offre un grande valore, è la, come detto, la più conosciuta, anche quella più scambiata e quella generalmente più utilizzata. L'Ethereum è praticamente diventata forse la più famosa dopo il Bitcoin, anche questa è molto minata e diciamo che anche i privati o comunque le piccole compagnie di mining si stanno concentrando su questa criptomoneta. È diventata famosa principalmente per gli smart contract, cioè che è la piattaforma che genera degli Ethereum, permette di gestire dei veri e propri contratti, contratti come un contratto di affitto, come la possibilità di vendere dei biglietti. Il fatto per cui è diventata così famosa con questi smart contract perché il sistema chiaramente è totalmente sicuro e preciso e quindi è una ottima piattaforma appunto da utilizzare per gestire chi necessita di contratti tra differenti persone o enti. Inserisco poi il Litecoin. Litecoin è una versione, come dire, leggermente modificata del Bitcoin ed è stata creata da un ex dipendente Google nel 2011 e ha, come dire, tutte le caratteristiche della Bitcoin, quindi può essere minata, può essere scambiata, può essere utilizzata per comprare dei beni. In questa mia top 10 inserisco poi Monero, una criptomoneta che è stata pensata per essere totalmente irrintracciabile. È vero che anche il Bitcoin di base è anonimo, però se qualcuno si mette a controllare tutta il network del Bitcoin può quantomeno risalire ai peer da cui sono partite le transazioni e dove sono arrivate. Invece Monero è proprio pensata per non permettere nemmeno questa cosa, quindi essere utilizzata in completa e sicura anonimità. Utilizza una tecnologia definita Ring Signature e appunto questa moneta deve essere preferita da coloro a che vogliono mantenere totalmente segrete la fonte e la destinazione degli scambi di criptomoneta. Inserisco poi Steam, una criptomoneta molto particolare perché è generata da una sorta di social network, cioè praticamente voi potete diventare parte di questo social network come Facebook diciamo e essere remunerati con questa criptomoneta Steam quando create dei contenuti e quando interagite con i contenuti creati dagli altri. Migliori sono i vostri contenuti, quindi più di interesse sono per tutti i membri di questa social network, più criptomonete Steam voi riceverete. Inserisco poi Dash, questa criptomoneta che è diventata molto famosa principalmente per due motivi. Chiaramente condivide le basi con tutte le altre criptomonete, però permette di fare degli scambi in completo anonimato, e questo comunque l'abbiamo già visto anche in altre criptomonete, però aggiunge anche la possibilità di fare degli scambi praticamente immediati, velocissimi, tra appunto in maniera anonima, tra una persona che manda e una persona che riceve. Per questo motivo è stata anche ribattezzata Dark Coin con riferimento al dark web, appunto perché criminali, tra virgolette, non voglio entrare in questo argomento ora, comunque chi vuole fare uno scambio di soldi anonimo e veloce può utilizzare, può trovare in questa criptomoneta tutte le caratteristiche più adatte.
non potevo non mettere Ripple, che più che una sola criptomoneta è un sistema di interscambio di valori fatto e finito. Praticamente chi ha creato Ripple ha creato un vero sistema di gestione del denaro che permette di effettuare degli scambi non solo di criptomonete, ma anche di la moneta, quella classica, i valori classici e altri beni. Addirittura è diventata famosa perché Ripple è attualmente già stato anche adottato da alcuni istituti bancari. Non potevo non inserire la criptomoneta Dogecoin, 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 non so bene in realtà come si pronuncia, una criptomoneta che è stata creata praticamente per gioco e che ha come simbolo il meme del cane Shiba Inu, un meme che è diventato famoso già da qualche anno e che gira su internet. È proprio forse il fatto che è stato tutto frutto di un gioco che ha avuto molto 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 seguito, e allo stato attuale ci sono molti minatori che stanno cercando di mettere da parte tante di queste criptomonete, al punto tale che ha già raggiunto una capitalizzazione di diversi milioni di dollari. Zcash o Zero Cash è una delle criptomonete più promettenti attualmente in circolazione. La particolarità è appunto di poter effettuare delle transazioni totalmente anonime basate sul protocollo Zero Knowledge o anche pubbliche, quindi insomma offre questa opportunità della duplicità dell'essere o anonimo o pubblico. Chiudo con Golem, a mio avviso un'altra moneta molto promettente, e la particolarità è proprio l'idea che c'è dietro a questa moneta, cioè al network di computer peer-to-peer che possono lavorare e generare questa tipologia di criptomoneta. L'idea è molto semplice, considerando che ci sono molti computer connessi tra di loro, questa grande rete di computer è praticamente un super computer decentralizzato. Quindi l'obiettivo è di mettere a disposizione questa grande rete dall'elevata potenza a chiunque lo necessiti, ad aziende che possono noleggiare l'intera rete per effettuare calcoli, per appunto calcoli scientifici o altri progetti. Bene amici, queste sono le criptomonete che ho voluto inserire in questa mia top 10. Alcune le ho inserito perché sono delle criptomonete molto solide, altre perché hanno delle particolarità, altre perché secondo me sono molto promettenti. E appunto per questo, ma qual è la migliore criptomoneta oggi da minare? Ovviamente non c'è una risposta definitiva, anche se molti oggi stanno puntando sull'Ethereum. Non posso quindi trovarmi discorde rispetto al movimento unico della community dei minatori. Se dovessi però andare a suggerire quelle che sono altre due monete da tenere d'occhio, sicuramente inserirei il Litecoin e la Dash. Queste hanno dato senza dubbio prova di solidità, mentre se volessi fare, come dire, una puntata d'azzardo, punterei sul Dogecoin, una moneta appunto che per la sua particolarità del come è nata è in veloce ascesa e comunque sta capitalizzando l'interesse di moltissimi minatori. E infine, questo molto personalmente, punterei anche su Golem, più che altro perché l'idea che c'è dietro questa criptomoneta è decisamente molto molto promettente. Bene ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito in questa mia personale top 10 delle migliori, per svariati motivi, criptomonete da tenere d'occhio. Se avete altre domande fatele qui sotto nei commenti, vi raccomando lasciate un mi piace, iscrivetevi ai miei social, iscrivetevi al canale, insomma sapete cosa fare, noi ci vediamo in un altro video, ciao!